Ora si registrerà la conferenza. Maybe just only for the start, I can start in English if you agree, maybe. Well, it's a real pleasure, no, to have the honor to open a so important, let me say, event and the workshop about a strategic topic as the additive manufacturing and technologies in biomedical field is, and this is in the frame of the OptiMib program. OptiMib program is a project that started thanks to the contribute is a call of the Italian Foreign Ministry, as you know very, very well. And now we are here to share all together which results we have obtained, and but also in the meantime to have the opportunity to share our experience and our activities, our research, and in this topic, and in particular about the biomedical sector. And surely this is absolutely in accordance with the CSMT mission, because our mission is to promote, to foster the collaborations between university, between research center, between the excellence excellent companies in the area, just in order to have the opportunity and the possibility to put together all this experience and to favorite, just to promote the innovation and the possibility to achieve, let me say, a sustainable development. This is our mission, and I think that together we are just demonstrate that we are able to carry out and to sustain and to perceive this mission and this thanks to this activity. And again, I think that today is really a very effective demonstration of this. And again, I thanks everyone to be present today, in particular also the Madam Professor Karen Zora Hauber from Israel, and also the other professor of the Italian Brescia University. And thanks also to the friends like Paolo Folgarite, also Gabriele Ceselin, the CEO of AQM, of which I am also the president, by the way, and Stefano Linari, the CEO of Linari Nanotech, Marco Libretti, the director of Innex Hub, that is a digital innovation hub of Brescia, Giacomo Copani, coming from the representative of the cluster manager of AFIL, and also the Bianca Colosimo, the representative of the MAID, the Competence Center from Milano. And this is just in order to demonstrate again how important is to create the condition of to obtain a networking approach and to favorite this kind of collaboration and to create this kind of occasion in order again to speak together and to share our experience. Well, now I stop my speech e auguro a tutti appunto. Partiamo e andiamo a vedere che cosa siamo riusciti a fare e quanto è eccitante tutto questo e quanto riusciamo a dare un contributo al territorio, a essere positivi e costruttivi. Come dicevo, secondo la logica anche che ci siamo dati,
che è fare insieme innovazione sostenibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Benissimo, grazie Riccardo. Paola, ora hai il controllo sia dello schermo e anche... Arrivo subito. Prego. Grazie. Allora, parto io con una brevissima presentazione del progetto. Un attimo solo. Vediamo la tua mail. Sta facendo Licia. Sì, noi vediamo Licia, la tua posta. Vediamo la tua posta in questo momento, no, Paola. No. Non riesce a esportarla. Credo. Secondo. Scusa, guarda che provo io. Togli la condivisione che provo io. Perdonatemi, ma c'è una finestra che continua a brillare e non riesco a risolvere. Paola, scusa, tu l'hai già aperta la presentazione sul tuo computer? È già aperta, però non la vedo collegata. Ok. Anch'io non riesco a. Allora, ti tolgo un attimo la possibilità di condividere. Scusate, ma qui. Probabilmente adesso. Ma no, stai facendo condividere la tua mail, però. Riesci? Dovrei, perché. Adesso la vedete? No, interrompo un attimo il tuo ruolo di relatore e te lo ripasso, ok? Probabilmente si è inceppato un meccanismo. Paola, magari tu apri la presentazione, chiudi tutto il resto che hai sul computer, se puoi, e poi ti ripasso il ruolo di relatore quando hai fatto questo passaggio. Riesci, Paola? Scusate, ma non riusciamo a condividere lo schermo. Il mio microfono dovrebbe sentirsi, o no? Non si sente? Sì, il tuo ti sentiamo, sì. Non sento niente. Ma Alicia sta dicendo qualcosa? Allora, Paola, hai aperto la presentazione, adesso posso ripassarti il ruolo di relatore? Io non posso condividere... Il mio microfono è acceso. Ok, la vediamo, perfetto. Ora la stiamo vedendo. Adesso c'è, per fortuna. Vai pure in modalità presentazione. Ecco, finalmente ce l'abbiamo fatta. Però non è la tua cosa. Ah, così. Arrivo. Ok. Non è quella, è quella, è la tua questa. Abbiamo ancora l'altra. Eccola qua, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, la mia era è una breve introduzione che parla appunto di questo progetto che ha come acronimo OPTIMIB, che è Optimization of 3D Printed Metal Implants, Biocompatibility for Faster Osseo Integration and Healing. Questo progetto è un progetto che vede la collaborazione tra l'Italia e Israele ed è sotto praticamente la tutela del MAECI. Metti pure l'altra. Il MAECI, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico, che ogni anno fa questi bandi di cooperazione e abbiamo applicato a quello che appunto vede la collaborazione tra Israele e l'Italia. Sono delle call particolarmente, diciamo, snelle, semplici, che hanno comunque qualche criticità legate soprattutto al fatto che
vengono valutate non congiuntamente dai due enti, quindi dall'innovazione, Ministero dell'Innovazione israeliano e dal Ministero degli Affari Esteri, li giudicano separatamente e procedono in modo strano. In particolare, noi abbiamo avuto il progetto finanziato, il progetto come requisito deve vedere un'università, un centro di ricerca e un'azienda o un polo di trasferimento tecnologico, quindi il nostro partner è stato a livello italiano CSMT. A livello invece israeliano abbiamo avuto il Technion come università e oggi abbiamo qui Karen Botz, che è la docente di riferimento, e un'azienda che è la Camfit 3D. All'interno del progetto abbiamo sviluppato conoscenze legate proprio al processo dell'additive di polveri metalliche. La parte, diciamo, di produzione di tutti i provini in titanio è stata gestita da Israele e noi ci siamo preoccupati prevalentemente della parte di definizione delle specifiche, di caratterizzazione dei provini e di... caratterizzazioni biologiche. Il progetto dura due anni, è stato esteso, il Covid ci ha bloccato soprattutto nella fase finale di caratterizzazione e quindi finisce praticamente il 5 di marzo e è suddiviso in questi quattro punti principali che sono legati innanzitutto a un'analisi dei processi additive e soprattutto una valutazione delle diverse proprietà fornite da due tecnologie diverse che sono il selective laser melting e l'electrobeam melting. Poi abbiamo cercato di definire una serie di test per modificare le superfici e quindi capire l'efficacia di questi post-trattamenti sulla diciamo la crescita di batterie di cellule e la terza parte è stata tutta relativa alla caratterizzazione biologica. La VP4, che è durata lungo tutto il progetto, è invece un'attività di gestione e diciamo di gestione del progetto intero. È importante evidenziarvi che diciamo questo progetto è servito per creare dei contatti che ci hanno poi consentito di applicare ad un altro bando sempre con Israele e abbiamo vinto un Erasmus Plus di scambio di docenti e di diciamo PhD student con Israele. E sull'argomento abbiamo anche fatto partire una collaborazione con l'Università Cattolica di Lovanio e in particolar modo abbiamo un dottorato che lavora su queste tematiche, nato tutto appunto da questo progetto. Diciamo il pomeriggio, il webinar si articola nella presentazione dapprima delle tecniche additive legate soprattutto al settore biomedicale, poi vedremo nel dettaglio tutta la parte di produzione additiva all'interno di Optimib, soprattutto appunto dei metalli e come ultimo vedremo invece la caratterizzazione biologica e quindi le tematiche di crescita cellulare che hanno un po' differenziato i risultati ottenuti. Lascio quindi la parola a Paola Di Ginestra che ci parlerà delle applicazioni nel biomedicale. Ecco, io spero che se qualcuno mi dà un cenno che comunque si sente il microfono è meglio, grazie. Non so cosa sia successo prima. Comunque sì, una breve introduzione, anche se penso che la maggior parte di voi già naturalmente sappia praticamente il necessario sulle tecniche di additive manufacturing e in particolare le loro applicazioni nel biomedical. Però ecco, questa presentazione si pone come contesto nel quale inserirsi per progettare e concepire un progetto come quello appunto che è stato Optimib, cioè la ottimizzazione, diciamo, non solo del processo ma anche della
dell'applicazione, ecco, di questi dispositivi concepiti in additive, ma che poi devono avere naturalmente un minimo di trasferimento tecnologico. Allora, considerando questo, noi sappiamo che quasi tutte, se non tutte, le tecniche di additive manufacturing comunque sono delle tecniche in cui si concepisce non la sottrazione del materiale, ma la deposizione di materiale, quindi via strati, quindi strato per strato. Questa particolarità dei processi di additive, comunque che sono dei layer manufacturing processes, è abbastanza problematica, se non altro perché il difetto maggiore comunque di un fabbricato in additive rispetto che alle lavorazioni convenzionali sono sicuramente giace nella tolleranza dimensionale piuttosto che nell'accuratezza dimensionale, nonché nella rugosità superficiale. Noi proprio su questo comunque ci poniamo, diciamo, degli interrogativi su tutta la catena che dal disegno CAD, che nel nostro caso, come vedremo tra poco, comunque è già abbastanza difficile da raggiungere, da quindi progettare in quanto tale, perché non che tradizionalmente non lo sia, però utilizzare un disegno CAD comunque concepito da immagini di radiologia diagnostica non è la stessa cosa che fare un componente seguendo un certo disegno tecnico, no? Sappiamo tutti che dal CAD il passaggio con l'STL comunque crea non pochi errori, perché è un passaggio da solido a tendenzialmente una superficie. Questa triangolazione comporta non pochi problemi, soprattutto per quanto riguarda la riproduzione di geometrie estremamente complesse. Infatti, come vedete, la maggior parte delle volte noi sulle applicazioni biomediche dobbiamo muoverci attraverso dei software che ci consentano di passare da un TAC, quindi da uno slicing che comunque è già stato fatto in questo caso sul paziente, che ci dà delle informazioni che tante volte devono essere, anzi tutte le volte, devono essere filtrate. La filtrazione di queste informazioni avviene a mano. La maggior parte delle volte avviene a mano, certo ci si aiuta con un thresholding che ci consenta, come vedete le parti in verde, di comunque selezionare le parti che vogliamo effettivamente riprodurre in additive o comunque vogliamo estrapolare come CAD model, ma è seriamente una delle challenges più forti e più difficili che dobbiamo superare per trasferire tecnologicamente quindi le nostre conoscenze, le nostre possibilità di stampa 3D nel biomedicale, quindi nel campo biomedicale. La maggior parte delle volte comunque rimane sempre un'esigenza magari del chirurgo piuttosto che della particolare startup o della particolare chiamata fantastica su delle patologie di un certo livello o dei bisogni di un certo livello, ma non si traduce in un vero e proprio trasferimento. L'unico trasferimento che mi è capitato di vedere è stato solo alla Rhenish Show in UK, dove effettivamente c'era una catena produttiva di cranioplastiche che ha consentito di, non dico produrre in serie, perché questo sulla customizzazione non si può dire, ma di effettivamente introdurre un concetto di catena tecnologica. L'esempio più lampante di questa difficoltà, mi sento di farvi vedere qualcosa che abbiamo fatto noi in casa e che attraverso una stampante SLM abbiamo potuto produrre in questo caso in cromo cobalto, con una stampante BM invece è stato prodotto in titanio, e questo è un palato che è stato ottimizzato topologicamente parlando per ridurne l'ingombro e il peso. È un palato pediatrico, quindi per applicazione comunque pediatrica. Ecco, fare un CAD su, come vedete qua, una mancanza di questo tipo, quindi riprodurre un tessuto di questo tipo con un modello CAD, vi assicuro è una impresa veramente titanica, soprattutto sui tessuti molli o su ciò che si interfaccia ai tessuti molli, è veramente difficile.
Ora, una piccola infarinatura, non credo che tutti ce l'abbiano, ma mi ripeto volentieri perché, come tutti i docenti, mi piace parlare con me stessa più che con gli altri. Infarinatura relativa ai processi più utilizzati in campo biomedico che fanno capo all'additive manufacturing. Tra questi, comunque, la stereolitografia è una di quelle più utilizzate per la customizzazione, in quanto ci garantisce una certa accuratezza e una certa finitura superficiale. In questo caso ho voluto fare un collegamento con le tecniche che poi abbiamo utilizzato nel progetto Optimib. Dalla stereolitografia passiamo a una sorgente comunque laser, che però in questo caso fa proprio una saldatura di polveri metalliche. Noi abbiamo usato sia l'SLM, quindi Selective Laser Melting, che quindi dà una densità, nonché una, metallurgicamente parlando, una struttura diversa al componente, che l'EBM, quindi coinvolgendo il fascio di elettroni piuttosto che la sorgente laser, quindi avendo una struttura comunque superficialmente differente. Dal punto di vista della densità sicuramente mancante, ma dal punto di vista della finitura superficiale forse anche un po' più raffinata, nonostante naturalmente i problemi relativi alla microstruttura che conosciamo. In questo tipo di contesto non posso non comunque riferirmi alla material extrusion, che non viene più riconosciuta come FDM ma come material extrusion, che è tutto ciò che riguarda comunque l'estrusione di polimeri, quindi la tecnica, se vogliamo, più semplice con la quale comunque andare incontro alle esigenze di customizzazione. Per noi è stata più un'esigenza di modellizzazione dell'end user, no? Quindi eventualmente di parti comunque del paziente che potevano aiutare a scoprire e verificare che le altre componenti effettivamente prodotte in additive fossero conformi. Quindi per darvi un'idea, diciamo, di quello che è stato raccolto come dati degli ultimi anni relativi al trasferimento tecnologico dell'additive manufacturing, non solo in cambio biomedico, quindi dico in tutti i campi, siamo passati dal rapid prototyping a qualcosa che potesse connettere le tecniche tradizionali con l'additive manufacturing, quindi molds and tooling, al digital manufacturing, che però è comunque è stato, diciamo, sì, inizia nel 2000, ma ancora adesso deve essere comunque integrato nella pratica industriale. E quello che ha avuto effettivamente un po' più di impatto è la personal fabrication, che per noi si traduce nel campo biomedicale con chirurghi che si stampano la qualunque, magari cercando di risolvere dei problemi di catena customizzante che non vengono risolti dagli ingegneri o dalle persone con le connessioni giuste, diciamo, che si possono avere. Quindi in questo momento per noi la personal fabrication riguarda operatori sanitari che comunque in questo frangente cercano di stamparsi da soli alcuni modelli e quindi agire per conto loro. Noi abbiamo avuto parecchia fortuna, avendo la possibilità di essere connessi direttamente con l'ospedale ortopedico, con gli ortopedici dell'ospedale di Brescia, che in realtà ci hanno fatto molto riferimento a noi per quanto riguarda customizzazioni, verifiche e varie esigenze anche di guide chirurgiche. E questo, devo dire, crea sicuramente un ponte verso qualcosa che può essere un po' più industrializzato. Qualcosa di un po' più leggero per farvi vedere che al momento naturalmente le esigenze un po' più, diciamo, se noi vogliamo arrivare a delle aziende che possono essere in qualche modo interessate, dobbiamo prima di tutto con l'additive pensare a quelle che sono delle personalizzazioni o comunque delle esigenze che siano più magari di visibilità piuttosto che di funzionalità. Qua vedete pizza e pasta prodotte con a tutti gli effetti delle bioplotter che
insomma noi utilizziamo per la stampa 3D di cellule, ma queste sono altre esigenze. E effettivamente, come vedete, queste si possono tradurre comunque in delle applicazioni dal punto di vista anche diagnostico, clinico, perché potrebbero essere utilizzate e sono utilizzate anche se in piccola parte effettivamente per la creazione di cibi altamente specifici per alcune esigenze, in particolare patologiche, e la creazione anche di altre componenti di tipo farmaceutico customizzate a seconda del paziente, delle esigenze, naturalmente della patologia interessata. Detto questo, sicuramente negli ultimi tempi avrete visto che il tissue, o comunque tutta la grande scatola dello sport, del tessuto tecnico, è diventata molto importante per l'applicazione dell'additive, in particolare per tutto ciò che riguarda la customizzazione su performance di alto livello, piuttosto che su performance naturalmente paralimpiche. Questo unito al fatto che effettivamente tanti tessuti possono essere, come vedete qui, modulari, quindi essere ricostruiti a seconda delle esigenze e avere anche un minimo di proprietà, se arrivano o no all'end user è un altro conto, ma di ricerca comunque ne possiamo parlare veramente tanto, in particolare per tessuti isolanti, sia termicamente che altre applicazioni di isolamento acustico, che possono essere realizzati naturalmente in additive manufacturing. Altre applicazioni che hanno più a che fare con il livello biomedico sono naturalmente gli esoscheletri, che per adesso hanno consentito, soprattutto a livello industriale, questi sono effettivamente utilizzati in qualche realtà, perché consentono comunque il sovraccarico, ecco, di operai o comunque persone che risentono moltissimo dei danni strutturali e fisiologici del loro lavoro, possono essere utilizzati per questo o tranquillamente per comunque gente amputata e persone bisognose di arti totalmente funzionanti e totalmente connessi. Due altre applicazioni molto interessanti sono la sensorizzazione delle protesi, che si può fare in questo momento anche per additive, quindi la novità degli ultimi anni è quella di sensorizzare le protesi con una stampante 3D di sensori, batterie, circuiti, quindi a loro volta, nonché tutto quello che è customizzato a partire dal cucchiaio per ridurre le vibrazioni di una persona che deve mangiare nonostante il Parkinson, a un dito progettato per la lettura per un paziente cieco, a una serie di piccoli dispositivi per insomma interventi su malattie naturalmente che non dal punto di vista dell'LT, quindi dal punto di vista anche della sanità psicologica del paziente, sono particolarmente importanti. Qualche esempio a cui abbiamo partecipato, quindi di chirurgia maxillofacciale, vado abbastanza veloce facendovi vedere il primo EMI bacino che è stato totalmente impiantato, e stampato, quindi questa è uno degli esempi del fatto che effettivamente la protesi più è customizzata e più riesce a aiutare il paziente a ritornare verso uno stile di vita, diciamo, accettabile, con delle protesi modulari che sono divise in SLM, non è esattamente la stessa cosa. Attraverso la stampa si è potuto, questo è il lavoro del mio gruppo, ottimizzare invece l'applicazione di uno stent tracheale, ottimizzando la fissazione dello stent e quindi evitando la perdita dello stent per tosse piuttosto che altri spasmi dal punto di vista muscolare, ecco, che rendevano impossibile l'applicazione di questo stent. Attraverso la stampa 3D, quindi customizzata ma anche come ottimizzazione di design, si è riusciti a ritrovare questo tipo di applicazione effettivamente funzionale. Anche qui le protesi di fissazione esterna penso che siano conosciute da tutti. Siamo passati attraverso l'additive da qualcosa che era totalmente
diciamo quasi una ferraglia, come poteva essere un vecchio fissatore esterno di ginocchio, ad una protesi che invece consente addirittura di evitare qualsiasi tipo di danno strutturale al tessuto che si interfaccia con essa, così come tutte le ortesi che da quando i busti sono diventati più customizzati rispetto a dei tutori che sono semplicemente quelli che vanno per taglie, è naturale che la fisiologia del paziente, una volta ristabilita, è stata molto migliore rispetto a pazienti che rimangono magari con delle vertebre schiacciate piuttosto che con una gamba più corta dell'altra. Quindi anche questo è stato un grosso vantaggio dal punto di vista dell'additive, per non parlare di tutta la customizzazione del maxillo facciale, quindi anche dal punto di vista estetico, nonostante queste siano molte. Molti risultati di queste ricerche vengano utilizzate per fare gli zombie in TV, in realtà ci sono tantissimi tessuti che si possono utilizzare anche per persone bisognose che magari non sono così accessibili per il sistema sanitario nazionale quanto per Hollywood. E per finire la carrellata, insomma, relativa al bioprinting, che è quello di cui ci stiamo occupando nell'ultimo periodo, che è quello di riuscire a effettivamente stampare in 3D delle cellule naturalmente vitali nella conformazione 3D che più ci può aiutare per rendere le cellule staminali cellule mature e quindi delle cellule che possono essere effettivamente replicative della patologia, dello stato, delle esigenze e del trattamento che si vuole applicare ad un paziente adulto. Vi ringrazio molto per l'attenzione e do la parola in questo caso. I'll give Karen the possibility to show our results, including the production and characterization of our specimen and samples that have been produced totally in Israel, and particularly the SLM products have been developed by the CanFit company, while the ABM samples have been developed by Karen, that actually coordinated the entire characterization of all these samples. And she, in this time, she is hating me because I'm always asking for more characterization every day. So sorry, Karen, but thank you a lot to be here, and I will give you I will give you a space. Thank you. Hi, everyone. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. Yes. Okay. So I'm from the Israel Institute of Metals. I will introduce a little bit of our institute and then discuss a little bit of the results from our side of the project. Why is it not? Oh, okay. So the Israel Institute of Metals is actually a research institute that is working for the industry in Israel. We are actually a part of the Technion Research R&D. But we are a business unit, okay? So we're not really an academic unit, but we are equipped with many research facilities, and we also enjoy the research facilities in the Technion, and we can collaborate with them. We have also research and services units. We give services for the industry under the inspection of the ISO 17025. And we have three main research laboratories. One of them is the corrosion and surface technologies foundry and the metallurgical lab that I'm the head of the lab. And in the last few years, we have an additive manufacturing R&D center. At first, at the
the first few years, and we actually focused on the titanium 64. We have a big consortium with a lot of industries from Israel, and nowadays you can say that we also focus on a lot of other materials such as nitinol and many kind of steels and nickel-based alloys and copper and brass. Here's two examples, two of our machines in the additive manufacturing center. The first one is the Alcom, is the EBM machine. I didn't understand what Paula said, but I saw that she was mentioned the technology, so just don't speak about it a lot. And the other one is the EOS laser machine. Both of them are powder bed technologies, fusion technologies, okay? And the EOS machine is the same machine that is in Confi 3D, that it's our partner in this project. Basically, the main different for us in this project, I think, is the powder particle size. As you can see, the EBM particle size is much bigger than the SLM. And since the top layer of the every print piece, the top layer is always melted only the lower layer, and the top layer is not melted. So you always have this powder particles that give you the roughness of the surface. Okay, and this is what we actually researched and examined in this project. Okay, so this is we produced samples in four different building angles, okay? Since you can change a lot of parameters in the printing, and the surface roughness can be different. So we choose to research the building angles, and the SLM samples were built in Confi 3D, and the EBM samples printed here in our Arcom. Okay, so this is the first part. You can see the surface topography of the EBM and SLM samples. You can see the difference in the, as I told you before, the powder particles that you see on the surface. So the EBM is relatively high, higher than the SLM. And what we also can see that the presence of the powder particles in the EBM is decreased as we go, as the angle of the printing is decreased, okay? But in the SLM, we don't see a lot of change. I mean, it's not really significant. We can also see it in the roughness measurement, okay? So the SLM is relatively the same, but the EBM shows a significant difference. However, the contact angle measurements that we performed is showing that the SLM and the EBM has differences in the contact angle, which can indicate on the hydrophility and the hydrophobic of the surface. So the technology that we use can change the hydrophility of the surface.
The other part of this of the project was to examine different types of surface treatments. Okay, so we took now only the SLM samples, and we took now the angles of the 0 and the 45, and we did 10 minutes of etching with a chemical etching with a crawl. Okay, this is something that etched titanium 6-4, and we saw differences in the 45 and the 0. As you see, the roughness and the angle and the contact angle is quite different. The other surface treatment that we use is anodization. Okay, it's electrochemical treatment, and we got something like I don't know, like flower type of structure from the particles of the powder. Now you can't really see it here, but I will show different pictures later, that we got like nanotubes on the structure, nano-sized, yeah, and it can also contribute to the roughness. In the 45, here you can see also the nanotubes, more, and so the contact angle and the surface roughness are relatively the same for the 45 and the 0 degree in the anodization. And here is something from a high resolution SAM. Here you can really see the nanotubes, which you cannot see in the SEM, regular SEM. Okay, so it's really titanium oxide nanotubes on the surface, and we actually got something like a micro and nano roughness together, and actually I don't really know what's the biological results yet, but maybe I will find out later. And this is just a short description of our part, and that's it. Thank you very much. Thank you, Karen, and sorry to keep you here while it's a bank holiday in Israel, as far as I understand. So sorry. Thanks a lot anyway. Have a really good time. I collaborate with you. Perfetto, grazie. Thank you very, very much. Grazie. Bene, penso possiamo continuare con il programma del nostro incontro, e quindi lascio la parola a Rosalba Monica Ferraro del laboratorio Nocivelli dell'Università di Brescia, che entrerà ancora in maggior dettaglio nel progetto OptimIB, nelle questioni che riguardano l'ottimizzazione della biocompatibilità degli impianti metallici. Prego, Rosalba. Devi attivare il microfono, penso. Mi sentite adesso? Ora sì, prego. Sì. Si era proprio bloccato il computer di nuovo per quello. Va bene. Allora, ok, innanzitutto grazie per avermi invitato a partecipare a questo webinar. Quello che vi sto per presentare riguarda gli esperimenti condotti per testare proprio la biocompatibilità
di questi impianti metallici che vi ha presentato nella poco fa. E praticamente, se la presentazione mi aiuta, no. Vediamo. Provo a non lasciarla a schermo intero. Vado così. La vedete? Sì. Ok, non posso mettere la modalità schermo intero, va bene. Mi piace comunque iniziare questo talk con questa slide che riassume che cosa noi biologi intendiamo per la cosiddetta nicchia biologica, ovvero praticamente un ambiente all'interno del quale le cellule sono sottoposte a tutta una serie di stimoli differenti. Per esempio, sono sottoposti a degli stimoli chimici, come possono essere dei fattori di crescita che noi possiamo riprodurre in vitro andando ad aggiungere tali fattori nel terreno di coltura. Oppure sono soggette queste cellule anche a degli stimoli fisici che sono per esempio la temperatura, valori di concentrazione di anidride carbonica, ossigeno e valori di pH che noi possiamo ricreare mantenendo queste colture cellulari in incubatore. E non ultimo, sono sottoposte però anche a tutta una serie di stimolazioni meccaniche che gli vengono fornite dalla matrice extracellulare su cui poggiano queste cellule normalmente e che gli danno tutta questa serie di forze, di, diciamo, forze fisiche che possono essere forze elastiche, di tensione e che possiamo andare a ricreare coltivando queste cellule su dei substrati ingegneristici. Nella slide successiva, infatti, vi ho voluto giusto fare una brevissima introduzione su tutto un altro progetto che stiamo facendo per portare un esempio di come comunque queste cellule possano subire dei vantaggi positivi in base alla tipologia di supporto su cui le piastriamo. Per esempio, questa immagine che vedete sono dei neuroni che noi, neuroni umani, che noi deriviamo da delle cellule staminali pluripotenti indotte e che, come potete vedere nell'immagine, non hanno una particolare organizzazione, ma si diciamo diffondono in maniera randomica nella coltura. Ebbene, grazie proprio alla collaborazione con la professoressa Ceretti e la dottoressa Ginestra, abbiamo provato a coltivare questi neuroni su dei substrati che sono dotati, come vedete, di questi microcanali paralleli e abbiamo visto come questo può influenzare positivamente proprio l'organizzazione dei neuroni che colonizzano questi microcanali e si organizzano in maniera ordinata. E inoltre un altro vantaggio che dà una tipologia di substrato può essere proprio anche il materiale di cui è fatto. Per esempio, questi che sono dotati di uno strato in carbonio, essendo conduttivo, danno anche un grande vantaggio poi per la funzionalità stessa dei neuroni. Quindi questa era giusto una brevissima introduzione per portare degli esempi di come comunque il connubio ingegneria-biologia da un punto di vista di creazione di modello in vitro dà notevoli vantaggi, perché permette appunto la formazione di un modello in vitro che sia il più possibile simile a quello che abbiamo in vivo fondamentalmente. Arrivando quindi alla parte riguardante il progetto Optimib ha come goal finale quello di trovare il migliore impianto metallico per l'osteointegrazione e che favorisca ovviamente poi anche la crescita, diciamo così, batterica. In questa prima parte ci siamo focalizzati comunque nella parte dello studio dell'osteointegrazione e in vivo quello che normalmente succede nel rimodellamento osseo è il bilanciamento praticamente di due processi che devono stare in equilibrio tra loro, che sono la deposizione della matrice ossea, e per matrice extracellulare ossea intendiamo ricca comunque di calcio e fosfati, e avviene ad opera di queste cellule chiamate osteoblasti, e invece il riassorbimento di questa matrice ossea che viene eseguita ad opera di un'altra tipologia di cellule chiamate osteoblasti. Proprio per studiare la caratterizzazione biologica di questi impianti ci siamo focalizzati nella prima tipologia, quindi questi osteoblasti, che sono una tipologia di cellule che man mano maturano in coltura, si formano a partire da cellule mesenchimali e proseguendo nella loro maturazione iniziano proprio a produrre questa matrice extracellulare, diventando preosteoblasti, osteoblasti e poi infine osteociti,
e questa è la loro, diciamo, forma evolutiva finale, in cui rimangono, come vedete anche nella figura, incastrati nella stessa matrice extracellulare che hanno prodotto. Per testare quindi e caratterizzare questi impianti ci siamo avvalsi di questa linea murina di pre-osteoblasti che abbiamo utilizzato per testare, per fare la caratterizzazione e perché ben si presta, diciamo, a ricapitolare in vitro quello che normalmente avviene nella mineralizzazione anche a livello umano. In questa slide ho riassunto praticamente il workflow che abbiamo seguito per i vari esperimenti. Innanzitutto gli impianti devono essere sterilizzati, quindi li abbiamo sempre autoclavati, poi li abbiamo spostati con delle pinze sterili all'interno di piastre di coltura, abbiamo seminato una quantità nota di cellule, aspettato poi un'ora che avvenisse l'adesione cellulare e poi abbiamo aggiunto il terreno di coltura arricchito di fattori di crescita proprio per la mineralizzazione, come l'acido ascorbico, il beta-glicerofosfato e il dexametasone. Dopodiché abbiamo eseguito le varie tipologie di esperimenti che servono per eseguire una caratterizzazione biologica di un substrato. Innanzitutto si va a valutare la biocompatibilità del materiale, quindi dobbiamo accertarci che le cellule siano vive su questi substrati. Dopodiché dobbiamo valutare l'adesione cellulare, nel senso che le cellule possono anche essere vive in presenza di questo materiale, ma abbiamo anche la necessità, perché poi svolgano la loro funzione di mineralizzazione, che aderiscano anche al substrato. E infine, una volta verificati i primi due step, abbiamo valutato che avvenisse proprio la mineralizzazione, quindi che fosse possibile eseguire da parte delle cellule una buona mineralizzazione su questi impianti metallici. Allora, il primo step, come vi dicevo, riguarda la valutazione della biocompatibilità. Per valutare la biocompatibilità, fondamentalmente siamo andati a misurare un indicatore secondario che è chiamato ATP. Praticamente l'ATP dovete immaginarla come una moneta di scambio che la cellula usa per ricavare energia. Quindi il concetto è che una cellula che sta bene fondamentalmente può svolgere tutti i suoi processi metabolici e quindi è dotata di una elevata concentrazione di ATP, mentre una cellula che non sta bene, non è in condizioni ottimali, avrà al suo interno una bassa concentrazione di ATP. Siamo quindi andati a valutare praticamente la concentrazione di ATP a diversi time point, dopo 24 ore, 48, 96 ore, nelle cellule mantenute in coltura su questi impianti metallici, sia sugli EBM che sugli SLM ai diversi gradi di produzione e facendo in parallelo anche un controllo positivo che noi chiamiamo controllo positivo, che sarebbe praticamente le cellule mantenute in plastica, sulla plastica, nella normale cultura dish di coltura, diciamo. Ed è la barra qui che vedete in nero. Come potete vedere, per quanto riguarda gli SLM, le cellule mantenute sugli impianti metallici non mostrano un pattern differente dalle cellule mantenute in plastica, nel senso che presentano livelli di ATP simili. Cosa invece differente per quanto riguarda gli EBM, dove qualche differenza è stata osservata. Però, voglio dire, non abbiamo notato una differenza tale da poter dire che non c'è una biocompatibilità del materiale. Poi siamo andati a valutare l'adesione cellulare, quindi abbiamo verificato che queste cellule fossero realmente adese ai substrati. E per farlo abbiamo utilizzato questa tecnica chiamata immunofluorescenza, che ci permette di visualizzare in maniera colorata alcune componenti della cellula. Per esempio in verde viene mostrata la parte del corpo cellulare e in blu invece la parte del nucleo. Qui nella foto invece piccola con il riquadro rosso, il riquadro rosso praticamente determina il contorno della superficie degli impianti e all'interno si vede la macchia, diciamo, blu rappresenta in questo caso il nucleo appunto di tutte le cellule. Come potete vedere, per quanto riguarda gli EBM,
le cellule tendono a scivolare dalla superficie del supporto. Invece abbiamo visto che per gli SLM la goccia di sospensione cellulare che applicavamo sulla superficie rimaneva proprio fissa dove l'avevamo messa praticamente. Questo ovviamente è tutto legato ad un concetto di idrofobicità, idrofilicità della superficie. E una volta quindi validati, verificati la biocompatibilità e l'adesione cellulare, abbiamo verificato che avvenisse la mineralizzazione. E per farlo abbiamo utilizzato una colorazione con la Lizarin Red, che è un colorante che si lega al calcio. Quindi il concetto è che colorando queste colture cellulari con la Lizarin Red avremo delle macchie rosse laddove c'è un deposito di calcio. E questo è quello che avviene su plastica. Come potete vedere, queste è un'immagine presa dopo 15 giorni di mineralizzazione. Ci sono delle cellule con forma rotondeggiante e le cellule in cui invece sta avvenendo la mineralizzazione tendono a modificare la loro forma allungandosi, ed infatti sono le zone formate da cellule allungate ad essere quelle colorate in rosso. Dopo 30 giorni di mineralizzazione la maggior parte delle cellule risulta avere questa forma più allungata e anche la colorazione in rosso è molto più evidente. L'esperimento l'abbiamo fatto ovviamente anche sugli impianti metallici e questo è il risultato. Come potete vedere, quindi, entrambe le tipologie sostengono comunque la mineralizzazione, di nuovo sicuramente più evidente dopo 30 giorni di mantenimento in coltura, ma di nuovo potete apprezzare come praticamente negli SLM la goccia di sospensione cellulare è sempre ben delimitata, mentre sulla superficie degli EBM le cellule proprio si disperdono maggiormente, con il rischio poi che cadano anche dal supporto, insomma. Infine abbiamo eseguito anche una valutazione della mineralizzazione in termini quantitativi, quindi siamo andati ad analizzare la quantità, diciamo, di espressione, di presenza di marcatori che sono connessi alla mineralizzazione, che sono per esempio BSP, MEPE, OCN e OPN. Allora, anche qui, come sempre, in la barra in nero sta ad indicare il nostro controllo positivo, cioè il mantenimento in coltura su plastica. Come potete vedere nella prima fila, il comportamento comunque delle cellule mantenute sui supporti è abbastanza simile al comportamento delle cellule su plastica per quanto riguarda i marcatori BSP e MEPE. Invece osserviamo una cosa differente, un andamento differente per quanto riguarda OCN e OPN. E in particolare questi ultimi due marcatori, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che praticamente nelle cellule mantenute sui supporti, soprattutto l'abbiamo visto negli SLM, dopo 15 giorni di mantenimento in terreno di mineralizzazione, le cellule che sono cresciute sugli impianti mostrano proprio una maggiore espressione, una maggior presenza di questo marcatore OCN, che si incrementa ancora di più dopo 30 giorni di coltura. E in particolare questo marcatore OCN, perché è importante dal punto di vista, sicuramente per partire biologico, ma poi ci dà un risvolto anche proprio di questi substrati. Perché normalmente quando avviene la mineralizzazione avvengono varie fasi. In una primissima fase, come vi avevo detto inizialmente, ci sono queste cellule, i preosteoblasti, che per far avvenire la mineralizzazione si trasformano man mano e iniziano a produrre questo calcio e questi fosfati che riversano all'esterno. Inizialmente, quando sono in fase di preosteoblasti, c'è solo una fase di proliferazione. Quando poi maturano a osteoblasti, iniziano la fase di mineralizzazione, ma che si divide in una mineralizzazione precoce, e in questo caso si ha la presenza del marcatore osteopontina, che sarebbe OPN, e solo nella mineralizzazione tardiva, quindi quando il processo ormai appunto si è quasi concluso, quindi è avvenuta la vera mineralizzazione, abbiamo l'espressione dell'osteocalcina OCN e quindi la comparsa degli osteociti. Per cui, andando a rivedere i grafici, quello che si vede è che le cellule mantenute sugli impianti
praticamente accelerano il processo di mineralizzazione, perché già a 15 giorni di mineralizzazione hanno una forte espressione, una forte presenza dell'osteocalcina OCN, che poi si mantiene elevata a 30 giorni. E se andiamo a vedere a sostegno proprio di questo fenomeno anche l'osteopontina, che ricordo è un marcatore invece precoce, vediamo come a 15 giorni i livelli nelle cellule cresciute sugli impianti sono simili a quelli sulla plastica, mentre a 30 giorni iniziano a scendere, proprio perché siamo ormai nella fine della mineralizzazione. Quindi, in conclusione, quello che abbiamo visto è che sicuramente entrambi gli impianti metallici sono biocompatibili e sostengono l'adesione e la mineralizzazione, seppur in sicuramente modi differenti, diciamo. Gli SLM sembrano più promettenti per continuare gli studi per diciamo, la mineralizzazione su questi impianti. Ed sono proprio su questi SLM che stiamo continuando a fare gli esperimenti proprio per vedere se, cioè quindi stiamo ripetendo fondamentalmente la biocompatibilità, l'adesione cellulare e verificando la mineralizzazione negli SLM che sono stati trattati, gli ECH che hanno subito il processo di che sono anodizzati praticamente. E in più, in parallelo, un'altra cosa interessante che stiamo facendo è passare dalla coltura cellulare di topo che abbiamo usato finora a cellule invece mesenchimali che otteniamo sempre dalle nostre cellule staminali pluripotenti indotte per poter riuscire ad ottenere in vitro gli osteoblasti e usare quindi osteoblasti umani per testare la mineralizzazione su questi substrati, su questi impianti. Ecco, grazie. Perfetto, grazie Rosalba. Adesso no. Lasciamo la parte di chiusura nelle mani di Paolo Folgerait, che è il CEO di Synthesis, un'azienda che come lui richiamerà è molto competente e attiva nel settore. La tavola rotonda, come vedremo tra un attimo, allarga di più lo spettro, lo sguardo sull'additive manufacturing per comprenderne, insomma, in modo sempre più pieno le potenzialità. Paolo, ti lascio in mano la parte di chiusura dell'incontro. Grazie. Grazie Alberto, e buon pomeriggio di nuovo a tutti. Grazie di essere intervenuti, anche numerosi, vedendo i numeri, diciamo, delle persone che sono collegate. Direi di iniziare, diciamo, questa tavola rotonda su ricerca e innovazione nei progetti di sviluppo nel campo della manifattura additiva, ovviamente avendo come riferimento evidentemente l'applicazione per il settore biomedicale. Direi tutto sommato di seguire, se non ci sono necessità diverse, proprio la scaletta, quindi in qualche modo la lista così come è stata sostanzialmente redatta sul flyer, e quindi mi riferirei per iniziare proprio alla professoressa Colosimo, che saluto evidentemente. Buon pomeriggio. La professoressa Colosimo è full professor presso il Politecnico di Milano e oggi è qui, diciamo, in rappresentanza del comitato, come membro peraltro del comitato tecnico scientifico come competence center, diciamo, a voto a cui anche il Polini fa parte in maniera fondamentale. Professoressa, io direi che la domanda, così forse più scontata, ma sicuramente anche la più ovvia, è quella, diciamo, di valutare, capire con il suo contributo quali sono le attività e la vision sostanzialmente di MADE per quanto riguarda sia il discorso dell'additive manufacturing e magari con particolare riferimento proprio alle progettualità legate all'ambito biomedicale. Se avesse bisogno anche di presentare qualche cosa, penso che possa anche provare a condividere lo schermo. Magari chiedo alla dottoressa Zagni se la professoressa Colosimo ha la possibilità, comunque è abilitata a poterlo fare. Sì, certo, passiamo subito il ruolo di relatore, se deve proiettare. Perfetto. Sì, vediamo se riesco. Ok. Ok, ora ha la possibilità. Ok.
Sì, diciamo 6-7 minuti, professoressa. Sì, no, ma anche meno, anche meno, anche meno. Nel senso che un po' l'obiettivo è quello di spiegare anche un po' la complementarietà che c'è rispetto a un'attività che viene svolta da noi ricercatori in università, così come quella che abbiamo visto, sicuramente molto interessante. Invece il Competence Center ha un'ottica differente, perché è uno MADE, uno degli 8 Competence Center italiani. Ciascuno di questi Competence Center sono tutti focalizzati sul tema Industria 4.0, quindi diciamo manifattura digitale. Ciascuno ha istanziato in maniera un po' differente. Ricordo che MADE Politecnico di Milano è solo uno dei partner, perché in realtà il numero dei partner è 40-45, adesso stiamo andando quasi verso i 50. Università degli Studi di Brescia insieme a noi e a Bergamo e a Pavia sono partner diciamo universitari, ma ci sono tantissimi altri partner industriali. È chiaro che da questo collegamento tra università e azienda si alza il TRL, l'attenzione alla tipologia di soluzioni che non chiamerei proprio di ricerca, ma più che altro di innovazione. Prendendo spunto da quello che è proprio l'obiettivo di un centro di competenza sulla manifattura digitale, è quello proprio di, da una parte, orientare soprattutto le piccole e medie nel riuscire a comprendere quali possono essere le opportunità che vengono fuori dal combinare il digitale insieme alla manifattura, magari accompagnarli in un processo di formazione del personale, mostrando loro opportunità appunto che provengono da tutte queste nuove tecnologie digitali, e magari anche insieme svilupparli, portarli per mano verso dei progetti di innovazione che nel nostro caso riguardano, abbiamo scelto diciamo in MADE un'ottica un po' differente rispetto al fare una grande fabbrica connessa, ma riguardano una serie di piccoli dimostratori, li abbiamo chiamati, sono delle aree in cui si può proprio toccare con mano le potenzialità della digitale abbinato al manifatturiero, e in particolare secondo me nell'ottica dell'incontro di oggi sono sicuramente molto interessanti le aree che riguardano da un lato il design, e quindi virtual design, sviluppo nuovo prodotto, gemello digitale, quindi la possibilità anche di fare dei digital twin e della simulazione, e dall'altra l'area collegata alla produzione che ha certo anche robotica collaborativa, ma in cui la manifattura additiva è sicuramente una tecnologia abilitante. Le collego collegandomi un po' a quello che si diceva prima, nel senso che il tema dell'additive abilita sostanzialmente una riduzione dei tempi, quindi in MADE quello che sicuramente è messo a disposizione, non so se riesco, vediamo se riesco a far andare anche la presentazione in modalità. Ok. Da un lato c'è il tema, tutta un'area dedicata alla riprogettazione per additive, che sicuramente è un tema da cui partire anche se si parla di customizzazione, se si parla, l'abbiamo già visto prima in maniera molto puntuale, di protesi customizzate soprattutto in alcune diciamo zone che possono essere collegate al maxillo facciale piuttosto che a protesi, le tipiche protesi d'anca che siamo abituati a vedere, e sicuramente quindi il tema del redesign for additive è un tema centrale. Per questo abbiamo proprio un'area dedicata a cercare di semplificare diciamo lo studio che può arrivare da parte di un'azienda o di un ente interessato. Sicuramente c'è un'area che è dedicata al prototipo funzionale. In questo caso abbiamo, non mi spiace che i video non vadano, abbiamo un sistema, un multigetto che riesce anche a stampare con elevata finitura superficiale senza assenza di supporti con colori differenti, che può essere sicuramente un utile strumento anche per stampare delle zone che possono rappresentare protesi customizzate o dei modelli, in questo caso un tessuto cardiaco. Abbiamo poi un sistema di stampa che può mostrare le potenzialità della stampa 3D ambito metallo basato sul letto di polvere laser, e anche tutta la sensorizzazione che permette anche istante per istante di analizzare i dati che vengono fuori dal processo e quindi magari riuscire a identificare delle difettologie locali che possono essere di interesse per gli ultimi due step, che sono la finitura. Abbiamo su questo dedicato molta attenzione perché sappiamo che il tema della finitura, soprattutto di canali interni o forme complesse, è un tema particolarmente critico, perché il prodotto additivo in realtà ha una sua
firma abbastanza definita in termini di rugosità superficiale, ma soprattutto quando le forme iniziano ad essere molto complesse, il tema del finishing può diventare particolarmente critico. E infine abbiamo tomografia per riuscire a ispezionare all'interno oggetti di forma complessa, è un tomografo particolarmente di grandi prestazioni, su cui si riesce anche su oggetti di grandi dimensioni, in leghe di titanio, andare a guardare anche la porosità interna con una risoluzione micrometrica. Quindi, diciamo, MADE si propone come un insieme, una sequenza di strumenti integrati, chiaramente per risolvere dei problemi che non sono come quelli che abbiamo visto e che facciamo anche noi in università, cioè di ricerca e di comprensione se la tecnica SLM, il processo SLM è differente dall'EBM rispetto all'osseointegrazione, ma a un livello di TRL un po' più basso, riuscire a portare per mano e a far toccare per mano quelle che sono le potenzialità della fabbricazione additiva in termini di riduzione del time to market, quindi customizzazione, potenzialità relativa a nuove funzionalità che possono essere di sicuro interesse in ambito biomedicale, ma non solo. Cioè per il biomedicale sicuramente il tema customizzazione è il tema secondo me più rilevante, e anche il tema di, diciamo, complessità che viene a essere realizzata con grande semplicità, e quindi anche la possibilità di ridurre il numero di componenti, di riuscire a fare dei prodotti che in qualche modo semplificano anche le protesi quando hanno delle strutture un po' più complicate. E mi limito a dire che sicuramente il Competence Center acquista via via competenze e conoscenza anche grazie alle visite e alle persone che contribuiscono con progetti di ricerca e nuove domande di ricerca a completare quella che può essere la visione che il Competence Center ha in questo momento. E anticipo anche, sottolineo che proprio l'altro ieri sono usciti i nuovi bandi dell'innovazione in cui aziende magari interessate a sfruttare le tecnologie in ambiti collegati alla manifattura additiva possono applicare per avere un cofinanziamento del 50% proprio per provare a testare quanto le tecnologie in questo caso possono essere utili e di supporto al loro business model. Forse l'unica, ecco, aggiunta che posso fare è il tema del dato, che qui è molto molto spinto, molto molto potente, che viaggia non solo dal design ma anche durante il processo e subito dopo nella tomografia, proprio perché l'ottica 4.0 è un'ottica di integrazione della manifattura con il dato. Molto bene, grazie, grazie professoressa. Ricordo ovviamente a tutti che potete comunque suggerire domande o comunque inviare anche le vostre considerazioni, e cercheremo di tenere di conto anche in tempo reale. Mi sposterei, direi quasi automaticamente, se non fosse che comunque proprio, diciamo, nell'ordine di lista, la professoressa Ceretti. Io personalmente, facendo, ecco, una piccola, come dire, preview, per poi darle la parola, ho molto apprezzato, tra l'altro, questo, insomma, i filoni di ricerca che portano sostanzialmente ad una multidisciplinarità, fondamentalmente, cioè al fatto di unire competenze di tipo ingegneristico con competenze, diciamo, di altri settori. Abbiamo visto l'aspetto, diciamo, biologico, l'aspetto medicale, eccetera. E quindi, diciamo, da qui poi sono partite, appunto, in questi anni, un po', diciamo, alcuni degli esempi che sono stati anche da voi portati, diciamo, come applicazioni, quindi protesi ortopediche, strumenti di laparoscopia, stent tracheali, eccetera, eccetera. Ecco, personalmente sarei curioso, spero che questa curiosità sia condivisa, di avere da lei, ecco, un po' uno stato dell'arte di questa esperienza di collaborazione tra, appunto, multidisciplinare, e quali sono un po', diciamo, nella vostra vision, un pochino, come dire, i prossimi obiettivi di questa collaborazione, che ovviamente è fondamentale proprio per le applicazioni biomedicali che ci avete anche oggi mostrato, assolutamente interessanti. Prego. Ecco. Grazie. Prego. Allora, certamente, devo dirvi che l'impulso iniziale a questa collaborazione, devo dirvi, è che è stato di nuovo un progetto finanziato, quindi noi ci muoviamo sui progetti e dove ci sono i soldi andiamo. Quindi nel 2012, con alcuni colleghi che da sempre stranieri si erano occupati praticamente di produzione,
si è deciso di iniziare la produzione di device biomedicali. Abbiamo sottomesso all'Europa questo progetto che si chiamava IREBID, e l'obiettivo era quello di far parlare il mondo dei medici con il mondo degli ingegneri. E quindi abbiamo iniziato questo scouting dove i medici ci davano una serie di criticità legate ad esempio agli aspetti ortopedici oppure il famoso stent tracheale, e noi cercavamo quindi di risolverli. Nello stesso periodo, anzi l'anno successivo, noi abbiamo cambiato il rettore e il professor Pecorelli ha fatto partire questo progetto di Brescia come università tematica sui temi dell'health and wealth. E quindi, essendo già noi partiti con questa cosa, siamo stati coinvolti, e in particolar modo siamo stati coinvolti in tutti quelli che erano diciamo i finanziamenti per laboratori a cavallo tra i due mondi. Quindi è partito il laboratorio di prototipazione avanzata, che oltre alla macchina appunto di additive metalli vede questa bioplotter che ha la possibilità di caratterizzare materiali biologici, di identificare, di provare, non lo so, nuovi idrogeli per realizzare strutture di tipo diverso, ma anche la possibilità direttamente di stampare cellule. E quindi abbiamo iniziato ad avere una serie di macchine di competenze relative proprio alla produzione nell'ambito biomedicale. L'elemento vincente quindi sono stati questi fattori concomitanti, e devo dire che vorrei cogliere appunto anche l'occasione per ringraziare la professoressa Gigliani, perché lei è responsabile dell'Istituto Nocivelli, che si occupa appunto delle analisi biologiche. Senza di loro noi saremmo andati veramente poco lontano, perché tu puoi identificare problematiche, puoi pensare a trattamenti, a finiture, a tematiche relative, cambio l'angolo di crescita del metallo, cosa succede, ma se poi non lo testi rimane molto molto sterile. E quindi devo dire che l'elemento, come hai già detto tu Paolo, l'interdisciplinarietà è stata veramente una grande salvezza. È chiaro che all'inizio è stato comunque complesso. Devo dire che il gruppo adesso, soprattutto anche grazie agli sforzi di Paola, che quando ci si mette è un po' cararmato, è riuscito anche a entrare in contatto con diverse aziende, quindi da speculazioni solo, diciamo, tra medici e ingegneri, stiamo cercando di portare avanti una serie di attività che sono anche utili per le aziende, quindi hanno una valenza sul mercato. Quindi sicuramente l'aspetto appunto di complementarietà e di condivisione degli obiettivi è fondamentale, ma poi servono anche le aziende, perché se ci lasciate nel limbo noi siamo un po' troppo creativi. Bene, molto bene. Grazie. Ma direi che a questo punto il salto all'ingegner Fracassi mi sembra abbastanza scontato, nel senso che abbiamo, come dire, citato le aziende, e quindi continuiamo, diciamo, un po' con questo fil rouge a cercare anche di capire come si può evidentemente, come dire, aiutare e portare per mano, se vogliamo, anche nello sviluppo di queste, delle loro idee, insomma, dalla fattibilità fino al prodotto finale, queste aziende. Mi piacerebbe chiederlo appunto all'ingegner Fracassi, vista la sua esperienza e vista anche, diciamo così, ho un po' curiosato evidentemente anche sulle pagine di Sinnova, di Pharmadom e quant'altro, quindi anche, come dire, delle soluzioni, ecco, basate sull'additive a polimero o comunque materiali assolutamente biocompatibili, quindi non solamente il metallo. Ecco, mi piacerebbe avere un po' il suo punto di vista da questa prospettiva, sostanzialmente. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Il nostro core business è quello di provare a realizzare nuove idee e nuovi prodotti, quindi siamo molto sbilanciati verso tutto ciò che è fisico e meno verso ciò che è digitale. Nonostante la stampa 3D rientri di fatto più nel mondo del digital che non in quello del physical.
In realtà è un ibrido perché è uno strumento digital che ci permette di realizzare prodotti fisici. Noi ci, appunto, realizzando oggetti, la stampa 3D per forza di cose va nella direzione cioè la realizzazione di prodotti va nella direzione della stampa 3D, dell'utilizzo di frese piuttosto che di utilizzo di laser. Noi ci siamo mossi inizialmente con stampanti 3D molto basilari, quindi a filamento in materiale polimerico. Abbiamo poi evoluto, in realtà ci stiamo prendendo una direzione che è lontana dal mondo metallo, ma molto più vicina al mondo dei siliconi o dei materiali morbidi. Ad oggi è un limite molto sentito quello di riuscire a realizzare gomme, guarnizioni, componenti deformabili o comunque molto morbide. Esistono sì TPA, TPU, diversi materiali che provano a imitare una gomma, ma sono ben lontani dall'avere un 300% di allungamento ed un ritorno completo, oltre al tatto, alla sensibilità che sono completamente mancanti. Quindi negli ultimi 6 mesi ci siamo mossi in questa direzione. Ovviamente in ambito ospedaliero stiamo lavorando con un paio di ospedali per realizzare proprio delle componenti morbide, dei simil siliconi sintetici, in realtà anche idonei all'uso biomedicale o al contatto con la pelle, per realizzare oggetti su misura custom per ogni tipo di paziente. Quello che noi abbiamo fatto ovviamente nell'ultimo anno è stata l'introduzione nel medicale, non l'avevamo quasi mai fatto, almeno non con la stampa 3D. Per un progetto che ormai è molto conosciuto di questo oggetto, che è una maschera da snorkeling Decathlon convertita in maschera respiratoria. Qui il grande vantaggio è stato quello di riuscire a realizzare questo oggetto, che è una valvola chiamata valvola Charlotte, agganciata in cima alla maschera al posto del boccaglio, ha permesso di trasformarla in una maschera respiratoria. Rendendo libero il file 3D, abbiamo permesso a decine di migliaia, i download in realtà sono stati 2 milioni in giro per tutto il mondo, di scaricare il file e poterlo stampare. Credo, anzi, me l'hanno confermato diversi studi, che sia il file 3D più scaricato al mondo nella storia della stampa 3D. Più di 150.000 pezzi stampati, quindi diciamo che di solito la stampa 3D è fatta per piccole produzioni. Qui in realtà abbiamo fatto una grande produzione in tempi ristretti e completamente diffusa. Abbiamo poi realizzato in realtà anche in altri metodi con a polvere, altri tipi di valvole. Queste sono valvole Venturi, la gialla è una valvola originale che mancava all'ospedale di Chiari e la bianca è una valvola replicata. Diciamo che qui non abbiamo messo grande ingegneria, è stata più un'opera di plagio, se proprio abbiamo fatto un po' i cinesi di turno. Però, fatto salvo questo, riteniamo che la stampa 3D sia fondamentale per il futuro e soprattutto nel medicale che sta sempre più cercando prodotti custom, a costo accessibile. Bene, grazie, assolutamente condiviso e condivisibile. Gabriele Ceselin, tenderei a chiamarti Gabriele visto che insomma, la frequentazione, come dire, ci rende abbastanza prossimi. Ovviamente Benissimo. AQM si presenta da sola e da questo punto di vista direi che è un'assoluta realtà e certezza del territorio. La cosa che mi piacerebbe discutere con te, ripescando un po' anche, come dire, la sollecitazione di Daniel Fracassi quando ha mostrato, come dire, i componenti oggetto di plagio, no? Sostanzialmente, riprendendo le sue parole, tutto ciò che comunque rappresenta un processo speciale, che poi sia a metallo, a polimero, a siliconi, eccetera, ma diciamo rimantenendosi più trasversali, se vogliamo. Che poi diventa a sua volta un prodotto, è chiaro che, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda le regole generali di mercato, è sottoposto, è sottomesso evidentemente anche a tutta una serie di controlli non distruttivi che debbano in qualche misura certificarne la qualità e poi in qualche modo darne la possibilità, diciamo, di un utilizzo in sicurezza e con tutta una serie di requisiti. Ecco, mi piacerebbe scambiare con te qualche parola su quello che possono essere appunto, sono a questo punto il ruolo,
dei controlli non distruttivi proprio in ambito additive manufacturing, magari ripassando un pochino al metallo, che forse magari un pochino più prossimo, diciamo così, all'esperienza delle competenze AQM, ma che comunque, diciamo, ascrive a un concetto assolutamente generale, insomma. Prego. Grazie Paolo e buon pomeriggio a tutti. Il tema dei controlli non distruttivi nell'ambito dell'additive manufacturing è un tema importante, come tu hai accennato, e ovviamente ha a che fare con tutta quella serie di verifiche che per definizione stessa, contenuta nell'accezione del termine, non hanno l'obiettivo di distruggere l'oggetto che viene realizzato, ma hanno l'obiettivo di verificarne l'integrità e la completezza senza doverlo danneggiare. Quindi sono controlli che hanno di fatto una funzione di verifica dell'efficacia dell'oggetto che è stato costruito, senza comprometterne poi il suo impiego finale. Giusto per fare un po' di rievocazione scolastica, i controlli non distruttivi si differenziano in controlli di tipo volumetrico e controlli di tipo superficiale. Con il termine volumetrico noi intendiamo quei controlli che hanno l'obiettivo di andare a verificare l'integrità o la struttura interna dell'oggetto. Con il termine controlli superficiali ci focalizziamo ovviamente su tutto ciò che è la condizione di superficie, quindi la presenza di difetti superficiali affioranti o subcorticali che con diverse tecniche possono essere individuati. La storia dei controlli non distruttivi di fatto segue la storia della metallurgia e segue la storia della manifattura, quindi il controllo non distruttivo nasce con la produzione stessa, e ovviamente seguendo la storia dell'evoluzione tecnologica ha messo a disposizione degli utilizzatori nei decenni, ormai direi anche in quasi qualche secolo, delle tecnologie di indagine estremamente raffinate, in alcuni casi molto, molto intuitive, molto semplici, in altri casi molto strutturate e molto complesse come la tomografia. Se parliamo di controlli non distruttivi nell'ambito dei prodotti realizzati con stampa 3D o con additive manufacturing da polveri metalliche, dobbiamo fare però una considerazione iniziale molto importante, che è già stata toccata dai relatori precedenti, che è legata alla qualità della superficie. La qualità della superficie, che generalmente non è delle migliori, quindi la finitura superficiale che noi otteniamo con un prodotto stampato in modo 3D è una finitura generalmente bassa, mediocre, quindi di qualità non eccezionale, assolutamente non paragonabile alle finiture che possiamo ottenere con altri generi di lavorazione, come una lavorazione meccanica molto accurata, piuttosto che una lappatura, una lucidatura. Quindi dobbiamo considerare che il limite di rugosità superficiale impedisce di sfruttare in modo efficace le potenzialità di alcuni controlli non distruttivi, come i liquidi penetranti, che sfruttano la capillarità, quindi l'assorbimento di un liquido a bassissima viscosità che può permeare e entrare all'interno delle difettosità affioranti superfici per poi essere messo in evidenza con dei rivelatori, piuttosto che tecniche di tipo magnetoscopico, laddove abbiamo la possibilità di sfruttare il magnetismo residuo di un prodotto di natura metallica. Quindi ciò non significa che non possono essere sviluppati questi tipi di controllo, ma le indicazioni false, spurie, che noi possiamo ottenere con questo genere di verifiche deve essere associato ad una consapevolezza della condizione di partenza e ad un'abilità di chi esegue i controlli estremamente raffinata. Un altro dei controlli non distruttivi, che a voi se potrà sembrare banale, ma di fatto non lo è, perché il controllo principe nell'ambito degli NDT è il controllo di tipo visivo. Il controllo di tipo visivo è il controllo fondamentale per eseguire la verifica di integrità di un oggetto, e si basa su delle regole e dei canoni non casuali. Può essere fatto con occhio nudo, ma può essere fatto anche con strumenti di ausilio come sistemi di ingrandimento o sistemi di supporto. Fornisce una serie di informazioni fondamentali. Il controllo visivo non è un controllo arrangiato all'ultimo momento, ma è un controllo preliminare, e le persone che eseguono questi generi di verifiche devono essere adeguatamente formate. E questa filosofia della formazione e della anche certificazione del personale che esegue questi tipi di controllo, quindi la certificazione
col termine certificazione noi intendiamo un atto di verifica di un ente terzo che riconosce l'abilità e la professionalità di chi sta facendo qualche cosa, è assolutamente fondamentale nell'ambito del controllo di integrità e lo è anche nell'esame visivo. E un'altra famiglia che ho accennato all'inizio molto importante è quella dei controlli di tipo volumetrico, e qui ci si può sbizzarrire, ormai la tecnologia ci ha restituito metodi di indagine estremamente raffinati. Nei metodi volumetrici noi possiamo considerare la radiografia, l'esame ultrasuoni e oggi la tomografia. Per le ragioni suddette e per la tipica dimensione relativamente contenuta e l'elevato livello di complessità che hanno gli oggetti stampati in additiva, gli ultrasuoni sono poco utilizzati. L'alta complessità introduce indicazioni molto complesse che devono essere verificate e che dovrebbero essere oggetto di uno studio preliminare piuttosto articolato, quindi rendono estremamente difficile un'applicazione intensiva di queste tecniche. In più la dimensione molto ridotta degli oggetti li pone un ulteriore livello di complessità e di difficoltà interpretativa. Ad oggi quindi direi che al di là dell'esame, oltre all'esame visivo e i liquidi penetranti utilizzati con un certo criterio, le verifiche più importanti si fanno a livello volumetrico mediante radiografia, radioscopia o tomografia. In particolare l'ultima tecnica che vi ho citato, che è la trasposizione in campo industriale della tomografia, sia la computerizzata che si usa in campo medico, quindi bene o male ci siamo ancora legati da una sorta di parentela rispetto agli argomenti che sono stati toccati prima, fornisce è un metodo di indagine, di caratterizzazione e di verifica potentissimo. Noi possiamo ottenere una visione tridimensionale in trasparenza dell'oggetto che abbiamo sottoposto ad una scansione tridimensionale. Quindi la sovrapposizione in rotazione di un numero elevatissimo di acquisizioni bidimensionali, di immagini radiografiche bidimensionali ricostruite con una tecnica computerizzata, permette di restituire una nuvola di punti tridimensionale, quindi un volume di nuvola di punti, che permette ovviamente di ricostruire la forma, la dimensione e la geometria dell'oggetto e di individuare quei difetti che sono sensibili alla tecnica. Quando dico difetti sensibili alla tecnica vuol dire che non tutto è visibile, perché abbiamo a che fare con i limiti della tecnologia e con i limiti di risoluzione del sistema radiografico, quindi non possiamo vedere tutto, possiamo vedere ciò che oltre un certo livello è intercettabile dalla tecnica tomografica o dalla tecnica radiografica. Quindi, prima considerazione, dobbiamo avere a che fare con separazioni fisiche tra un elemento e l'altro che abbiano ordini di grandezza di almeno un decimo di spessore. Difetti molto chiusi, come cricche chiuse, non sono generalmente visibili. Noi osserviamo molto bene difetti con sviluppo tridimensionale, cavità, soffiature, scollamenti importanti che aprono delle fessure che hanno una distanza tra le superfici antagoniste superiore appunto all'ordine di grandezza del decimo, come vi dicevo prima. Poi è chiaro che esistono delle tecniche molto più raffinate come la microtomografia, che possono andare anche più in là e permettere di vedere anche una struttura molto fine a livello di micron degli oggetti che andiamo a verificare. Ma queste tecniche, laddove si sviluppano in questa modalità, sono applicabili su volumi, su porzioni di materia molto ma molto piccole. Quindi tipicamente, se noi riprendiamo il concetto di tomografia applicata ai casi che abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, non avremmo speranze di poter applicare la microtomografia a queste scale dimensionali. Quindi siamo relegati, per modo di dire, perché comunque è una potenzialità importante, siamo costretti a utilizzare la tomografia industriale, che ci permette di, come vi dicevo, risolvere la geometria e la presenza di discontinuità dell'ordine del decimo di millimetro. L'altra potente capacità che ha la tomografia, poi mi interrompo perché sto forse andando un po' troppo in là, è la capacità di poter fare controlli di natura dimensionale. Quindi, avendo a disposizione un'acquisizione di nuvola di punti, noi possiamo misurare gli oggetti
e le loro caratteristiche geometriche, e in più possiamo fare quello che viene fatto, che è molto utile nell'industria, che è il reverse engineering, piuttosto che il controllo qualità mediante la sovrapposizione delle nuvole di punti acquisite con le matematiche idealizzate dell'oggetto di partenza. Ecco, questo giusto per darvi un flash di quanto possa essere importante oggi associare la stampa 3D, quindi l'additive manufacturing, con le tecnologie di controllo non distruttivo. Grazie Gabriele. Quindi riassumendo, diciamo, per passare al prossimo intervento, è un fatto di risoluzione dal macro al micro, e arriviamo al nano, dottor Linari. Innanzitutto la saluto. Salve. Faccio una brevissima introduzione. Diciamo, Linari Nanotech, diciamo, ha una lunga e importante esperienza proprio anche dal punto di vista di brevetto, proprio nel campo, diciamo, dei multimateriali, dei nanomateriali, delle nanofibre, quindi diventa abbastanza naturale, insomma, come dire, chiedere qual è un po' l'esperienza fondamentalmente della sua azienda, qual è un po' anche la vision dal punto di vista di sviluppo e applicazione dei nanomateriali funzionalizzati, peraltro, insomma, che poi più o meno è sempre così l'applicazione, al settore biomedicale. Apro chiudo una parentesi, siamo oggi tre pisani infiltrati sostanzialmente in questa riunione. Il primo è l'ingegner Trichiro, il secondo è lei, il terzo sono io. Questo tanto per una questione meramente campanilistica. Ecco. Prego. Una percentuale rilevante, direi, a questo punto. Non banale, sì. Chiedevo se si poteva condividere le slide. Se mi potete fare, immagino di sì, chiedo alla dottoressa Zagni. Assolutamente. Così mi aiuto. Grazie. Con qualche disegno. Sì, prego, assolutamente. Ok. Perfetto. Oh, vedete così la schermata, immagino? Sì, sì. Almeno io la vedo, sì. Ok. Prego. Allora, mi aiuto per far vedere appunto qualcosa che dalla nanoscala passa alla macroscala. Come diceva appunto prima Paolo, intanto mi presento appunto come fondatore e amministratore della Linari Nanotech. Ci occupiamo da 10 anni dello sviluppo di sistemi per l'elettrofilatura, cioè per la produzione di nanomateriali attraverso un processo che è a metà fra una estrusione classica e una verniciatura elettrostatica, diciamo. Poi magari andiamo nel dettaglio. Nella pratica, le nostre apparecchiature producono un filamento nanometrico continuo sotto l'effetto di un campo elettrico, che ci permette quindi di depositarlo su uno stampo metallico conduttore e quindi di plasmare in qualche modo questo filamento in un tessuto o non tessuto, che poi ha uno spessore macroscopico dato dall'accumulo del filamento, e creiamo principalmente componenti per ingegneria tessutale. Ecco qui tre esempi di oggetti che noi o i nostri clienti hanno stampato nel corso degli ultimi anni. Quindi una valvola aortica, una trachea, piuttosto che un timpano. La caratteristica comune di questi oggetti è che possono essere personalizzati, in quanto lo stampo anch'esso può essere realizzato in additive e quindi sulla geometria del paziente. E su questo non mi dilungo, perché prima di me vi hanno spiegato tutto lo scibile umano. E invece quello che noi facciamo a partire dallo stampo è depositare sopra una struttura nanometrica che permetta l'infiltrazione delle cellule e quindi la ricrescita di un tessuto organico vivente, e lo scaffold che noi andiamo a stampare progressivamente viene riassorbito, metabolizzato dall'organismo ospite. Questi sono tutti componenti per esseri umani, che quindi dopo alcuni mesi torna, come dire, come mamma l'ha fatto. Quindi lo scaffold sparisce, il tessuto vivente riprende, modellato sulla struttura dello scaffold, le sue funzionalità biologiche e meccaniche. È molto interessante pensare il perché una valvola aortica dovrebbe essere stampata in 3D,
con nanofibre, quindi riassorbibile piuttosto che un in polimero, anche esso biocompatibile ma non riassorbibile, è perché se si vuole intervenire su un deficit di una valvola aortica su un bambino, è chiaro che l'aorta, quando siamo piccoli, ha 5 mm, 6 mm di diametro e da adulti ha 15 mm di diametro. Impiantare una valvola in un bambino che poi scompare permette alla valvola stessa di crescere con l'ospite. E questa è di fatto la frontiera dell'ingegneria tessutale. Non facciamo con questa tecnologia soltanto manufatti, come dire, tridimensionali, ma facciamo anche strutture bidimensionali. La più comune di questa è la benda. Quindi siamo abituati a vedere le bende fatte di trama e ordito in cotone, si possono stampare, questa è una benda fatta di nanofibre, in cui all'interno della nanofibra stessa possono essere aggiunti, perché la nanofibra, poi ora vi mostro un po' brevemente come viene creata, però di fatto si parte da una soluzione liquida di un polimero e quindi può essere additivata facilmente proprio nel core, nel bulk della nanofibra, di antibiotici piuttosto che agenti promotori della crescita. Ora che abbiamo visto più o meno a cosa serve, vi tedio il giusto con come si fa. Allora, intanto questa è come se tutte quelle cose che avete visto prima, se le guardiamo al microscopio elettronico a scansione, sono fatte così. Cioè, sono fatte da un groviglio inestricabile di nanofibre, il range medio va dai 150 ai 600 nanometri, quindi con lunghezze d'onde chiaramente, cioè, più piccola della lunghezza d'onda della luce visibile, quindi non sono osservabili se non tramite microscopio elettronico, e durante la loro produzione hanno questo aspetto. Quindi abbiamo un emettitore, un ago, che ha una dimensione macroscopica, cioè si parla di un ago da siringa, immaginatevi, qualche decimo di millimetro di diametro del foro, da cui esce una soluzione liquida che viene attratta da un campo elettrico e viene quindi stirata. Questo cono, dove da un diametro macroscopico si arriva a quello nanometrico, viene chiamato cono di Taylor, dal Sir Taylor, che l'ha scoperto, udite udite, centinaia di anni fa. Soltanto negli ultimi 15 anni si è capito che, esagerando con la tensione applicata, Sir Taylor non aveva questi potenziali ai suoi tempi, si parla di decine di migliaia di volt tra ago e collettore, la placca di terra, lo stampo se vogliamo, si può stirare fino a ottenere un filamento di dimensioni nanometriche, che poi questo effetto che sembra qua che si divida, in realtà non è vero, è semplicemente che il filamento, quando è più o meno a questa altezza, sta già andando a 100 km all'ora. E quindi l'attrito aerodinamico lo disperde in una specie di nuvoletta, e quindi l'effetto netto, elettrofilando su una placca piana, è dopo un po' di vedere l'accumulo di nanofibre come una verniciatura fatta con un aerografo. Quindi piano piano si tinge di bianco, si forma una chiazza. Se poi l'andiamo a analizzare, sono strati, centinaia, migliaia di strati di fibre in ordine caotico, dato proprio dall'aerodinamica, che formano il tessuto. Nella configurazione poi industriale o comunque di ricerca, questi impianti possono essere complicati a piacimento e non mi dilungo, però immaginate che possiamo utilizzare, si intuisce, più aghi con più pompe, quindi avere un blend di materiali diversi, quindi nanofibre, cioè un materiale composito a livello nanometrico, quindi creare un nanocomposito. E questo fornisce prestazioni già veramente incredibili, oltre a quelle che di base una nanofibra di per sé ha. E perché ci diamo tutto questo da fare a usare le nanofibre invece che i film, per esempio?
è perché la superficie specifica che si riesce a generare creando film nanometrici è enorme. Si parla di 100 metri quadri per ogni grammo. Quindi è come se vi dicessi: prendete una tazzina da caffè, spalmatela su un campo di calcio e lì vi rendete conto dell'immensità che vuol dire raggiungere questa superficie specifica. È proprio questa immensa superficie che permette alla soluzione, che è liquida nella siringa, di essere completamente solida quando arriva sul collettore 2 millisecondi dopo. E l'evaporazione, tipicamente l'80% del contenuto della siringa è solvente, viene perso in 2 millisecondi per evaporazione naturale. Quindi è un processo che è energeticamente molto, molto parco. Si parla di milliwatt di potenza per stampare nanomateriali. Come si diceva, queste nanofibre poi vengono attivate o caricate con dei marcatori e quindi tramite, chiaramente, la lampada UV si riesce a seguire abbastanza bene la distribuzione di certi reagenti quando interagiscono con la struttura. Avrete tutti avuto a che fare con le nanofibre di questo tipo, almeno quando si poteva volare, quando vi toccavano con quella specie di asticella il computer e le mani all'aeroporto in cerca di esplosivi. Ecco, quella cartina è fatta con nanofibre fluorescenti che rispondono alla nitroglicerina. E quella è probabilmente una delle applicazioni più largamente diffuse delle nanofibre. Perché? Perché con questa enorme superficie specifica anche le singole molecole di esplosivo riescono ad alterare la proprietà della nanofibra in superficie. Le nanofibre possono essere talmente sottili che poi è anche facile crearci dei filtri e quindi creare strutture che proteggono elementi da contaminazioni come virus diventa abbastanza semplice, mi permetto di dire. Quello che vedete nella foto in basso, per esempio, è i filamenti grandi sono uno strato di una mascherina chirurgica, quindi filamenti da 10 micron circa di polietilene. Il velo che vedete sopra, che sembra in realtà un film compatto, in realtà è fatto così e è uno strato di meno di un micron di nanofibre che da solo porta un singolo velo di una mascherina chirurgica a livello di filtrazione di un FFP2, senza però soffocarti, e questa è la cosa positiva. Quindi per riepilogare, viene utilizzata in applicazione biomedicale per scaffold, bendaggi e protezioni, come quella dei filtri. Non so se ci sono domande. Ovviamente chi ne avesse ha assolutamente priorità su qualunque altra considerazione. Comunque intanto ringrazio. Una domanda. Prego, prego. C'è una domanda che chiedono mia, il collettore. Scusate? Ecco, sì, volevo sapere perché a me interessa molto, perché comunque ho dovuto occuparmene durante il dottorato, ho fatto solo elettrospinning per 3 anni, quindi una cosa proprio... Un'esperta. Molta stabilità mentale, no? Perché visto che il processo è uno dei più controllabili, perfetti, ripetibili e tutto, non c'era da impazzire abbastanza, quindi ecco... volevo sapere più che altro per quanto riguarda timpano, trachea, eccetera, sì. No? Quindi nella pratica voi comunque questi oggetti che devono essere ricoperti tendenzialmente dallo strato elettrospinnato, sì, li ponete su un collettore che ruota con loro, un collettore piano, perché mi sembra di capire che loro di per sé stessi non siano metallici. No, si fa proprio lo stampo metallico su cui ecco, si deposita. Quindi... Loro sono tutti metallici e vengono rivestiti i metalli, quindi? Sì, no, si fa come fosse uno stampaggio, si crea uno stampo con la forma su cui si vuole depositare le nanofibre.
la complessità sta nel fare uno stampo che poi si smonta senza romperlo. Ok, mi piacerebbe molto vedere. Si parla di stampi molto complessi perché devono garantire l'orientamento delle fibre, a volte stanno fermi, a volte ruotano, e poi si devono smontare per non rompere tutto. Una volta che mi è capitato molto stupidamente di fare un piccolo vaso con un collettore metallico, quindi semplicemente un dram dal diametro molto contenuto, naturalmente è stato abbastanza problematico riuscire a trovare l'ingegno per sfilarlo poi, no? Esatto. Mi voglio immaginare una valvola ortica, perderei il senno praticamente. Sì, ti fa passare un po' il sonno, Confermo. Okay. Ah, però è estremamente interessante, se si potesse, quando sarà possibile, fare una visita, io sono assolutamente interessata a venirvi a trovare, qualsiasi collaborazione sull'elettrospinning per noi è molto, speriamo di vederne di più. Offline, tanto penso abbia i miei contatti. Grazie, sì, grazie. Perfetto, abbiamo anche creato un link, cosa assolutamente interessante. Benissimo, se ci sono altre domande, se no farei un passo avanti e saluto l'ingegner Libretti. Ingegner Libretti è il direttore di InexApp ed è anche, mi corregga se sbaglio, responsabile di innovazione di Confindustria Brescia. Perfetto. Allora, dal punto di vista, dal punto di vista appunto di InexHub, tra l'altro questo si lega anche ad una domanda che era, arrivata proprio all'inizio, di questa, di questo speech, di questo incontro, ed è un po' legato fondamentalmente un po' anche a come nasce innanzitutto la vostra associazione e in qualche modo anche a quelle che sono state e sono assolutamente, come posso dire, la mission, quindi i punti, focali e qualificanti della vostra mission. Quindi, riferendomi proprio ad InexHub come elemento, di connessione, tra le piccolissime e le PMI, di alcune tra le più produttive province italiane, mondo della ricerca, in che termini InexHub si sta muovendo e comunque può supportare la trasformazione digitale del tessuto produttivo del territorio su cui insiste a favore del settore biomedicale. L'ho perso. Pronto? Sentiamo? Era andata via la conversazione, quindi ho perso. È andata via la voce. Allora riformulo la domanda. Non so a che punto ci siamo persi, però rifaccio la domanda in maniera sintetica. Essendo la vostra associazione un elemento di fatto di connessione, no? Tra le piccole e medie imprese del territorio in particolare, tra l'altro nasce proprio come aggregazione di alcune delle province produttive più importanti d'Italia, e il mondo della ricerca, come supporta InexHub la trasformazione digitale del tessuto produttivo, a partire dal territorio, con riferimento al settore biomedicale? Ovviamente il discorso della manifattura additiva è in controluce, questo mi pare evidente. Allora, partiamo così. Una breve descrizione di InexHub, che qualcuno di voi conosce già, altri non conoscono. Allora, InexHub è una società non profit che è nata nel 2017, appunto dall'esigenza di tre province, in particolare di diverse associazioni di categoria, di provare a fare un po' di chiarezza su quello che era all'epoca l'abbrivio, all'industria 4.0 di massa, che grazie a Calenda aveva avuto un'accelerazione a livello anche mediatico, e quindi fornire alle aziende che, come dicevi tu, sul territorio sono piccoline, una vetrina su quali sono le opportunità, quali sono i partner che l'azienda ha a disposizione, e comunque fornire degli strumenti per iniziare dei percorsi, dei progetti, o farsi un'idea sul tema digitale. Mi ricollego un pochino poi anche all'intervento iniziale della professoressa Colosimo, perché comunque i digital e i competence center sono i due elementi, i due pilastri all'interno anche della strategia europea sulla digitalizzazione delle imprese, e quindi l'idea era quella di essere anche un ponte verso i competence center, in modo tale da poter far vedere presso i competence center delle demo, come sono state chiamate, in cui un'azienda interessata a una particolare tecnologia o un'applicazione di una tecnologia poteva vedere con mano come poterla fare
e come eventualmente poi da lì partire con un'idea di progetto interno oppure appoggiarsi poi al Competence Center per la realizzazione. Sul settore biomedicale, devo dire, devo essere totalmente trasparente, non è emerso ancora molto lato Brescia, è ancora un tema abbastanza confinato nella ricerca, mettiamola così almeno. Questa è la mia percezione personale, potrei perdermi qualche outlier se parliamo statisticamente parlando, però tendenzialmente già la stampa additiva è già un tema abbastanza complesso di per sé, andare poi all'interno del campo biomedicale su Brescia c'è poco, non dico che non c'è nulla, però c'è poco, mettiamola così. Quello che posso dire per... Vedo che qualunque... La professoressa Ginestra dice... La dottoressa Ginestra dice di sì. Esatto. Per quello che mi è capitato di vedere, allora, la stampa additiva di per sé, un po' di aziende l'hanno implementata. Chi è partito con la prototipia poi ha iniziato a capire i vantaggi e l'ha estesa in parte la produzione, magari di piccoli componenti, di prodotti che potevano, diciamo, rendere più customizzabile il prodotto. Qualcuno per realizzare qualche componente in piccoli lotti, però in linea di massima anche lì è un tema ancora che prima di arrivare all'impiego industriale, come stavano in una delle presentazioni precedenti, se ne vorrà ancora, mettiamola così. Il ruolo di Nexab è un po' anche questo, cioè fare un pochino di breccia su tematiche di avanguardia. Avevamo provato già un pochino a portare il tema anche con l'ingegner Fracassi, con cui ci siamo visti lo scorso anno durante il Covid, a far capire un pochino anche i pregi, diciamo, delle tecnologie abitanti quando nel caso dell'emergenza, perché forniscono capacità di resilienza e risposta rapida che, diciamo, la tecnologia tradizionale, perdonatemi, fa fatica a dare. Quindi, come dicevo poc'anzi, quello che cerchiamo di fare è continuare a fare sensibilizzazione, possiamo farla in diversi modi, possiamo farla con organizzazione di eventi, di visite, cioè presso aziende, diciamo, leader, possiamo chiamare, diciamo, early adopter, anzi, uso il termine più corretto, presso i competence center. Anche qui il nostro obiettivo è poi veicolare anche le aziende verso i bandi di competence center per aiutarle a cofinanziarsi gli interventi, i progetti. E dall'altro lato, in ogni caso, la collaborazione con il mondo universitario c'è, nel senso che abbiamo un comitato tecnico-scientifico composto sia da rappresentanti di Università degli Studi di Brescia, ma anche dalla Cattolica del Sacro Cuore, e quindi quello che si cerca è trarre spunti anche dalle professionalità del comitato tecnico-scientifico per trovare anche degli indirizzi delle nostre attività. Non so se ho risposto totalmente alla domanda che ha fatto. Assolutamente, sì. Ovviamente ribadisco che se ci sono domande, interventi o richieste di chiarimento anche su, diciamo, i precedenti interventi, non nessuno ha esiti a farsi avanti a intervenire. Benissimo, allora, come si suol dire, ultimo ma non ultimo, Giacomo Copani, corretta la pronuncia del cognome, vero Giacomo Copani? Sarebbe Copani. Ecco, perfetto, Copani. Ero perfettamente convinto di sbagliare, tant'è che ho fatto la domanda, mi sono come salvato in corner, Copani. Benissimo, allora, no, ma guarda, anch'io porto un cognome che francamente, insomma, non ti dico come lo stragiano, quindi da questo punto di vista comprendo perfettamente la situazione. Allora, Giacomo Copani a questo punto è cluster manager di AFIL ed è anche, insomma, responsabile, diciamo, di the manufacturing business models presso il CNR. Diciamo che nel tuo caso, Giacomo, la domanda è assolutamente direi scontata, anche un po' per chiudere questa tavola rotonda: in che termini, in che modo appunto il cluster regionale che tu oggi rappresenti, diciamo, può supportare di fatto le imprese nello sviluppo di soluzioni additive manufacturing based in generale e, se possibile, anche con riferimento specifico al caso biomedicale. Sì, assolutamente. Cercherò di essere breve quale ultimo intervento. Magari, se posso, anche condividere giusto un paio di slide in sottofondo. Nel frattempo... Sì, direi di sì. Chiedo alla dottoressa Zagni se ancora abbiamo possibilità o comunque se... Ecco. Prego, certamente. Perfetto. Sì. Perfetto, ottimo. Eccoci qua. Non riesco, ma non fa niente. No, allora, provi, eccoci provi, qua. Provi adesso. Ecco, sì. Ci siamo. Un secondo solo. Prego. Siamo ancora assolutamente... Allora, nel frattempo... Siamo stati bravi. Nel frattempo, diciamo, che cos'è AFIL e come cluster regionale e che cosa fa?
è da qui che dobbiamo partire. Allora, AFIL si vede nel frattempo? Sì, adesso cerco. Sì, sì. Almeno io la vedo, ma penso che se la vedo dovrebbe essere evidente a tutti. Prego. Facciamo così. Inverti. Ecco qua. Allora, AFIL è un cluster tecnologico regionale, cioè è un cluster che è stato voluto e creato da Regione Lombardia con sostanzialmente queste tre missioni. Cioè AFIL vuole essere il soggetto di riferimento di Regione che rappresenta il manifatturiero avanzato in Lombardia in accordo con la sua strategia S3. Per far che? Per recepirne le priorità e quindi poi fare le politiche, i bandi. E però per far questo il cluster deve diciamo costruire e gestire nel corso del tempo una comunità regionale di imprese, università, centri di ricerca e di associazioni che da un lato queste priorità le definiscano e le comunichino a regione, ma dall'altro lato anche poi le implementino in modo tale da fare diventare realtà ciò che dicono essere importante con l'aiuto della Regione Lombardia. Quindi come grande mission AFIL vuole creare e consolidare e gestire delle file di innovazione regionali, laddove poi la ricerca e l'innovazione la fanno i membri del cluster. Il cluster è un facilitatore. E infine, per sua missione istituzionale, AFIL, come tutti i cluster tecnologici regionali, vuole posizionare la sua area, nel nostro caso il manifatturiero avanzato lombardo, in Italia, quindi non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, europeo e anche globale. Ad oggi il cluster ha circa 140 membri, la maggior parte di questi sono imprese, ma ha anche 13 università e centri di ricerca e associazioni. E diciamo, da un lato ovviamente dialoga costantemente con la Regione Lombardia, dall'altro si interfaccia, quindi oltre che con i suoi soci, con una serie di organizzazioni a diversi livelli. A livello nazionale con il cluster Fabbrica Intelligente, ne è socio fondatore e attraverso questo canale rappresenta le priorità lombarde a livello nazionale, con un gran numero di altri cluster in altre regioni europee per supportare discorsi di internazionalizzazione, con la Commissione europea, in particolare la DG che si occupa delle regioni e DG Grow, e anche recentemente con il World Economic Forum, perché coordiniamo il nodo lombardo degli Advanced Manufacturing Hub del World Economic Forum. Perché dico tutto ciò? Perché poi come fa un cluster a facilitare la ricerca e l'innovazione, per esempio in ambito additive manufacturing, che è l'oggetto di oggi? E il cluster ha delle cosiddette strategic communities, che sono dei gruppi di lavoro di soci che si aggregano intorno a delle tematiche specifiche che loro stessi definiscono essere importanti, e intorno a queste tematiche svolgono una serie di attività nel tempo con la facilitazione del cluster. Quindi queste strategic communities hanno tipicamente una prima fase in cui i membri si allineano anche culturalmente rispetto al tema che trattano. Immaginate un tema molto innovativo e qui abbiamo piccole imprese, grandi imprese, centri di ricerca, società di trasferimento, quindi qui ci si allinea un po' su quello che è lo stato dell'arte e la conoscenza per fare diciamo una filiera regionale più consapevole. Poi dopo un po' questo gruppo inizia a fare anche attività progettuali insieme. Cosa fa il cluster? Offre un ambiente in cui ci si trova, offre un ambiente in cui si concepiscono nuove iniziative progettuali, offre un ambiente che mette anche in contatto i membri che vi partecipano a stimoli esterni, siano essi opportunità nazionali, europee o di altre regioni o cose del genere. Dall'altro lato, oltre a fare progetti, si definiscono e si scrivono i temi prioritari e il cluster li porta alle istituzioni, in primis regionali, attraverso le roadmap, ma anche influenzando con quei canali che facevo vedere prima, la Commissione europea e altri ambiti nazionali. Non poche sono, per esempio, delle call che
hanno recepito alcune istanze proposte da, dal nostro cluster e anche da altri. Poi l'idea è che nel lungo periodo, dopo un po' che si fanno progetti e si generano risultati di ricerca, all'interno di questo network del cluster poi le imprese acquisiscano anche i risultati della ricerca che devono diventare pratiche industriali. Quindi diciamo un ambiente di facilitazione che però ha una visione e che è creato intorno a dei temi che siano importanti e prioritari per il manifatturiero lombardo. Queste strategic communities si basano su dei gruppi di lavoro preesistenti. Il cluster è partito nel 2014. E ad oggi diciamo abbiamo attive queste communities, quindi quella, giusto per darvi un'idea, ce n'è una sull'intelligenza artificiale, una sull'economia circolare, una sulla produzione alimentare sicura e sostenibile, una sull'additive manufacturing e altre in fase di formazione. Ecco, non sono nuove perché c'erano dei gruppi di lavoro precedenti, per esempio sull'additive manufacturing c'è un gruppo dal 2014 e la professoressa Colosimo lo sa bene perché ne è il riferimento, che è attivo da tempo e che ha generato anche delle iniziative di grande valore, tra cui recentemente un progetto all'interno della Call Lombarda Hub che si chiama Made for Law, proprio sull'additive manufacturing, che è stato concepito ed implementato da attori di conti. Quindi adesso siamo in fase di consolidamento di queste strategic communities. Vorremmo che i temi che si trattano qui dentro siano dei temi in cui i vari attori possano riconoscersi, e cioè forse dire additive manufacturing è un po' troppo vasto, ci siamo resi conto, così come dire circular economy è troppo vasto e anche artificial intelligence. La domanda è: perché queste tecnologie abilitanti? Per far cosa? Per quali scopi industriali che siano rilevanti per la manifattura lombarda? Giusto un paio di settimane fa abbiamo fatto un evento in cui c'è stato una grande azienda lombarda che è ABB, l'evento era pubblico, che ha messo sul tavolo diciamo una propria sfida industriale, stimolando il cluster a creare una community intorno a questo. La sfida è la produzione con tecnologie di additive di parti metalliche in grandi volumi. Lì si parla di componenti che fabbrica BB per il mondo dell'energia, diciamo, e quindi ci sono tutta una serie di sfide connesse alla riprogettazione, sfide di tipo tecnico-economico, sfide di business model, di regolamentazione. Ecco, tutte queste sfide si possono affrontare in un ambito pre-competitivo all'interno di una strategic community con la facilitazione del cluster. Quando abbiamo fatto questo evento, altre imprese e altri portatori di interesse si sono aggregati e queste idee sono totalmente bottom up, quindi il cluster vuole recepire diciamo priorità di questo tipo ed è ben felice di creare delle comunità che vi lavorino intorno. Ecco, questo è solo un esempio, per cui se anche intorno alle tematiche che state discutendo oggi assolutamente interessanti e prioritarie, pensate che questo tipo di approccio e questo tipo di ambiente può essere utile, ben volentieri parliamone. Molti di voi sono già membri del cluster e il cluster è aperto. Ecco, ancora due parole, diciamo, lavorando nel cluster in queste community si viene esposti anche a un ambiente un po' internazionale che poi facilita la creazione di opportunità progettuali in ambito europeo, più che altro è in ambito di quei programmi che vedono la collaborazione tra diverse regioni basandosi sulla specializzazione S3, e in particolare AFIL insieme a Regione Lombardia lavora all'interno dell'iniziativa Vanguard e della piattaforma S3 della Commissione Europea. In queste piattaforme vi è un progetto specifico ed un pilot sul 3D printing. Ancora una volta la professoressa Colosimo ne è la referente per la Regione Lombardia e per AFIL, e questo è un altro canale percorribile, così come un altro sono i quattro motori d'Europa. Quindi tipicamente lavorando qui dentro, lavorando bene un po' con strategie, poi si diventa anche molto più bravi ad acquisire finanziamenti internazionali, anche perché tutto ciò, in tutto ciò si è accompagnati da Regione
che formalmente offre, diciamo, un endorsement se si procede all'interno della S3. Ultima cosa, come comunicare a regione le priorità attraverso le roadmap. Quindi sono proprio queste strategic communities, i membri di queste strategic communities che lavorano intorno a un tema, a rappresentare la priorità di questo tema partecipando alla stesura delle roadmap regionali. Queste roadmap regionali vanno ad alimentare direttamente la stesura del piano di specializzazione della Regione Lombardia e di Work Program. Quindi ad oggi, insieme a Regione Lombardia, abbiamo stabilito che due portanti fondamentali, ovviamente come in tutta Europa e in tutto il mondo, per il prossimo orizzonte di programmazione 2021-2027 sono l'economia circolare da un lato e l'intelligenza artificiale dall'altro. E quindi il cluster per Regione Lombardia e con Regione Lombardia sta elaborando queste due roadmap. Quella sull'economia circolare è terminata ed è stata adottata dalla Giunta di Regione Lombardia lo scorso maggio. Se volete potete scaricarla, è un documento pubblico, è stata redatta insieme anche a tutti gli altri cluster lombardi, coinvolgendo tutta la base associativa e anche con una consultazione all'esterno del cluster. Adesso siamo nel pieno dei lavori della roadmap sull'intelligenza artificiale, che può vedere incluse alcune o molte delle tematiche che riguardano anche l'additive manufacturing. Qui abbiamo fatto un gruppo esteso che coinvolge degli attori esterni al cluster, che comunque in regione hanno un ruolo importante sull'intelligenza artificiale, e questo processo, diciamo, sarà aperto fino alla fine, fino a quest'estate. Ecco, spero di aver dato una panoramica di come un cluster può supportare un po' la ricerca e l'innovazione in ottica di filiera lombarda, creando questo ambiente di facilitazione interconnesso da un lato con le istituzioni regionali, con l'altro con iniziative europee, nazionali e anche globali. Grazie Giacomo Copani, è assolutamente sì, cioè, per quello che mi compete è molto chiaro. Diciamo che questo era l'ultimo intervento da tavola rotonda. Faccio mia anche la domanda di alcuni che rivolgo agli organizzatori, se è possibile poi poter avere, come dire, copia, diciamo, delle slide utilizzate piuttosto che del materiale che è stato presentato. Questo poi lascio magari a te Alberto, quello di, come dire, coordinare eventualmente la possibilità di poter, diciamo, scaricare in qualche modo, avere queste informative. Ringrazio tutti i panelisti che hanno partecipato, mi sembra sia stata una tavola rotonda molto molto interessante, non lo dico per piagneria, ma francamente l'ho trovata tale. E, come dire, ripasso la parola, diciamo, agli organizzatori, ringraziando io stesso per questa opportunità di moderazione. Grazie. Benissimo, grazie Paolo, grazie per aver coordinato la tavola rotonda. Senza dubbio il materiale verrà raccolto dal nostro servizio di comunicazione, di marketing, che farà in modo di cercare di renderlo disponibile a quanti hanno partecipato. Io sono certo da parte di CSMT che l'incontro di oggi sia risultato particolarmente utile. Siamo tutte delle realtà, o dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dei servizi alle imprese, dal punto di vista delle imprese, siamo tutte realtà che hanno partecipato a questo evento con delle roadmap, come è stato detto prima, molto interessanti, molto importanti. Sono sicuro che ci ritroveremo in ambito progettuale o in ambito congressuale a breve, insomma, perché questo è un tipo di tecnologie, di applicazioni che hanno, come abbiamo capito molto bene oggi, insomma, delle potenzialità molto importanti. Io penso che quindi sia il momento di ringraziare tutti voi per la partecipazione e augurarvi una buona serata. Grazie ancora.